Siamo pronti per il terzo episodio? Parliamo di cultura della dieta o diet culture. L'argomentazione di oggi sarà questa, ossia, secondo la cultura della dieta, un basso peso o comunque il fatto di avere canoni corporei che rientrano in determinati standard sono sinonimo di salute. Sicuramente il primo limite di questa affermazione è il fatto che non contempla la composizione corporea, ossia, vi assicuro che nella mia pratica clinica lavorativa ho visitato delle persone il cui BMI, cioè rapporto peso-altezza, rientrava nel range normo-peso, ma che avevano magari le analisi tutte sballate, oppure dove c'erano delle problematiche digestive, delle problematiche intestinali. Mi è capitato di visitare persone il cui rapporto peso-altezza era nella fascia magari sovrappeso o obesità, però che dal punto di vista della composizione corporea non avevano, diciamo, nulla da valutare dal punto di vista clinico, così come anche nell'esame del sangue, no? L'esempio più estremo di questa situazione è, per esempio, il bodybuilder, no? Il quale ha un peso che se considero solo quello, effettivamente magari mi va a finire nella fascia obesità, ma se vado a vedere la sua composizione corporea, quel peso è superiore per il fatto che ha una massa muscolare Se volessimo importante. vederla unicamente dal punto di vista antropometrico, quello che la scienza della nutrizione fa in quanto branca clinica è andarsi a occupare della massa grassa in eccesso, ossia un vero dimagrimento è tale quando è a carico della massa grassa, non del peso nella sua complessità. Perché? Perché dal punto di vista medico, andando a semplificarla molto, una massa grassa in eccesso determina delle problematiche, per esempio degli stati infiammatori oppure alterata funzionalità di alcuni organi e così via. Secondo punto limite di questa affermazione della diet culture, secondo cui magrezza uguale salute, è che non contempla l'aspetto mentale della salute, ossia, secondo la definizione dell'Ordine Mondiale della Sanità, uno stato di salute contempla sia il benessere fisico, ma anche mentale e sociale. Per entrare nell'ambito psicologico, che ovviamente non fa parte della mia formazione, faccio però un esempio che calza abbastanza. Poniamo ovviamente come obiettivo, come la diet culture vuole, un peso, no? Quindi facciamo finta 60 kg. Ora, preferiresti pesare 60 kg, ma magari fare salti mortali per arrivarci, stravolgere i tuoi ritmi, fare salti mortali per mantenerli, cioè stare sempre iper attento a quello che mangi, come lo mangi, e magari poi digerire male, dormire male, oppure pesare un paio di chili di più, 2-3. Però sentirti bene, sentirti energico, non pensare costantemente al cibo e godere del piacere del cibo. Ricordiamoci che siamo esseri umani e abbiamo il piacere del cibo. Che sceglieresti? Starete sicuramente iniziando a capire che la diet culture, come anche il dieting, quindi sottoporsi a diete restrittive alla cavolo, passatemi il termine, sono proprio l'anticamera di tutta una serie di risvolti drammatici sull'essere umano, agli estremi dei quali troviamo i disturbi del comportamento alimentare. Si aprirebbe un mondo, ma per oggi basta così e vedrai che piano piano riusciremo a smontare tutti i tasselli di questa maledetta diet culture. Per qualsiasi domanda puoi scrivermi e alla prossima.